Perché? Insomma, che è Sebastiano Ferrero cerca di affermare a Paolo l'autorità di candidato e non solo la patria di cellulare all'interno della ricetta per costruire questo suo nuovo palazzo, ma si arroga il diritto di nominare i magistrati locali, pretende maggiori tasse e soprattutto reclama la proprietà esclusiva dell'intero ricetto. La comunità che ha voluto e poi costruito il borgo si oppone con forza e scaturisce una lite che si risolve solo grazie all'intervento della Corte Sabauda. Il 14 gennaio 1499 due giudici rigettano quasi tutte le richieste di Sebastiano, ribadendo in modo chiaro che il ricetto è proprietà collettiva dei Candelisi. Segue un periodo complicato per il ricetto. Dopo Sebastiano, il potere passa nelle mani del nipote Filiberto, che dà inizio alla dinastia dei Ferrero Fieschi e attua una spregiudicata politica di alleanze che trascina Candelo nelle guerre d'Italia. Nel corso di questi anni il ricetto viene occupato a più riprese da francesi e spagnoli, ma ogni volta i Candelesi hanno provveduto a riparare, il simbolo della loro comunità. La famiglia Ferrero Fieschi resterà in possesso del Palazzo del Principe fino al 1833. Successivamente il palazzo ospitò anche il primo teatro di Candelo, dotato di orchestra, galleria e locali per gli attori, poteva ospitare fino a 140 persone. Dal 1949 ha ospitato per alcuni anni anche alcune famiglie profughe dal Polesine ed è per questo motivo che il Torre del Principe è ancora oggi l'unica cellula nel ricetto a cui è concessa l'abitabilità. Ancora quasi integralmente conservate, hanno uno spessore variabile tra i 50 e gli 80 cm. Nel corso dei secoli hanno subito modifiche, ricostruzioni e restauri, soprattutto per i danni subiti durante le guerre. Ne sono testimonianza le diverse tecniche costruttive utilizzate di volta in volta. L'accesso al ricetto è ancora oggi protetto da una torre porta a pianta rettangolare, in origine probabilmente aperta verso l'interno e priva di coperture. Due ponti levatori, uno pedonale e l'altro più grande per i carri, permettevano di superare un antico fossato. Davanti all'ingresso si trovava anche il ridellino, altra torre fortificata oggi perduta, che proteggeva il ricetto dall'attacco diretto di armi d'assedio. Il ricetto possiede anche quattro alte torri angolari a pianta circolare ed aperte internamente. Una quinta più bassa e tozza fu costruita nel 600 accanto alla torre ovest, la torre della Gogna, usata come prigione. A metà del lato nord occidentale si trova la torre di Cortina, l'unica di forma quadrata. Oltre a rafforzare il lato più lungo delle mura, è il punto in cui si convogliano le acque piovane. La capienza del borgo è stata studiata appositamente fin dalle origini per far defluire da qui tutte le acque. Intorno al ricetto, dentro le mura come ulteriore protezione in caso di assedio, correva anche un camminamento di ronda sopraelevato di cui si conservano ancora oggi alcune tracce. Leggenda racconta anche di un passaggio segreto, un cunicolo che porterebbe fuori dal ricetto. Ma nessuno lo ha ancora mai trovato. Il 5 ottobre 1816 il Consiglio Comunale delibera di costruire una nuova casa comunale. Fino a quel momento il Consiglio si riuniva in un locale al di sopra di un forno, con pericolo di incendio ed esposto al troppo facile udito di chi volesse rendersi curioso ed ascoltare quanto si viene a trattare nelle sedute. La previsione di costruire la nuova casa comunale spinge i Candelesi a realizzare anche una nuova grande piazza. Per fare spazio si però demolire alcuni fabbricati e riempire una parte del fossato. Con una perizia del 25 ottobre 1816, l'architetto Nicola Tarino di Biella stima il valore complessivo dei fabbricati in questione in 4.527 franchi. Le casucce di pochissimo valore, che impediscono l'allargamento della piazza, vengono acquistate per essere demolite e nel 1819 cominciano i lavori di costruzione della nuova casa comunale di Candelo. Il nuovo municipio e la candida architettura neoclassica che, con un contrasto tra colori, stile ed epoche diverse, ancora oggi ospita gli uffici del comune. Un patrimonio culturale eccezionale non solo per il Piemonte, ma per l'Italia.
è un pezzo di medioevo giunto quasi intatto fino a oggi. Ma non il medioevo delle grandi città comunali con le loro torri, i loro palazzi, non il medioevo delle cattedrali piene di affreschi, e non il medioevo dei castelli feudali come il Valle d'Aosta. No, quello di Candelo è un medioevo più terra terra, un medioevo concreto, contadino. Perché cos'è un centro? Non è un villaggio destinato a essere abitato. È un'altra cosa. È un luogo dove tutte le famiglie di una comunità hanno un loro edificio che possono usare quotidianamente come deposito, come magazzino, ma anche come luogo in cui mettersi in salvo, mettersi al sicuro nel momento del pericolo. L'epoca in cui nasce e viene usato il recinto di Candelo è un'epoca in cui il pericolo si fa. L'Europa della fine del Medioevo, come dire, ha creato una civiltà straordinariamente ricca e colta, ma è anche un luogo in cui la guerra si è invasa. Bande di mercenari battono le campagne, capita troppo spesso che la gente deve mettersi in salvo, mettere in salvo le figlie, mettere in salvo il bestiame. E qui c'è su base comunitaria. Non è una protezione offerta dall'alto, dai signori, dai principi, dalla chiesa. È, come dire, è una protezione che una comunità di contadini si è costruita da sola. E su base strettamente egualitaria, perché ogni famiglia nel ricetto ha diritto allo stesso spazio di tutte le altre. In questo senso, il Medioevo si rivela un'epoca anche diversa rispetto alla nostra immagine tradizionale dei secoli. Il Medioevo è anche epoca di costruzione, appunto, di un sentimento comunitario, di una capacità di fare politica tutti insieme. È un lascito importante per il nostro mondo contemporaneo. La storia del ricetto è costruita con la pietra, ma scorre anche sulle acque. E non solo perché i ciottoli con cui è realizzato il borgo vengono proprio da fiumi e torrenti. Poco lontano, infatti, scorre il torrente Cerco e i ripieghi del ricetto, derivati proprio dal Cerco, scorrono due rocce, la roccia Mulinara e la roccia Marchesa, voluta da Sebastiano Ferrero, lo stesso che si occupò della costruzione del naviglio San Cristoforo a Milano, su progetto di Leonardo. Due canali artificiali utilizzati per irrigare i campi, ma nel passato anche per far muovere macine, fucine ed altre macchinari. Un documento del 1776 ci racconta che il conte Carlo Luigi Fecia cede alla comunità tre mulini, che vengono ristrutturati con la non indifferente spesa di 5.313 lire, il mulino di cima con ben 7 ruote, 5 per il grano, una per il riso e una per la carne, il mulino di mezzo con 2 ruote da grano e il mulino di fondo con 4 ruote, 2 per il grano, una per il riso e una per la carne. La canapa era allora la base di un'intera grande filiera produttiva e non era raro incontrare anche i cosiddetti canepari, le fosse per la macerazione. Una delle funzioni principali del ricetto è sempre stata la conservazione dei vini, tanto da fargli valere nel tempo l'appellativo di cantina comunitaria. I documenti storici raccontano di due grandi torchi a vite per la spremitura dell'uva presenti nel ricetto. Di uno dei due torchi resta solo il contrappeso in pietra, con incisa la data 1687, oggi visibile nella piazzetta d'ingresso del ricetto. Il secondo torchio, risalente al 1763, è ancora perfettamente conservato ed è oggi uno dei più grandi d'Europa. Le sue dimensioni suggeriscono chiaramente che si trattava di uno strumento utilizzato da tutto il paese e conferma le origini comunitarie del borgo. La muratura delle cellule del ricetto è composta in genere da ciottoli disposti a spina di pesce uniti da scarsa malta, forse in origine solo da argilla. Per garantire una certa solidità, alle due estremità le parti sono inquadrate da dei cantonali, angolari in pietra lavorata, che sorreggono le mura. I ciottoli sono un regalo del vicino torrente Cerco, quindi un materiale di costruzione a chilometro zero. Le parti più recenti delle murature e delle strutture sono spesso quelle costruite in mattoni, anch'essi comunque ampiamente disponibili grazie alla presenza di fornaci nei pressi del ricetto.
Sui portali e su alcuni elementi in pietra della ricetta sono state realizzate nel corso dei secoli alcune incisioni, elementi decorativi, difficilmente databili e interpretabili. Per alcuni avrebbero anche significati magici, ma la vera magia del borgo è quella grazie a cui questo luogo, con una semplice passeggiata, sa riportarci indietro nel tempo. Castello del Popolo, contea medievale del Biellese, silos fortificati. Storici e studiosi hanno dato negli anni molti titoli diversi a questo borgo unico. Ma il suo nome è Ricetto, dal latino recento, che significa ricordo. È infatti un perfetto rifugio temporaneo in caso di guerra, ma soprattutto contiene e custodisce circa 200 unità, chiamate cellule, utilizzate come depositi per i prodotti agricoli. E secondo la tradizione, ogni famiglia di Candelo ne possedeva una. Ogni cellula era composta da due piani non comunicanti. Quello inferiore, la cantina vera e propria, è un ambiente a temperatura costante, circa 12-15 gradi, ideale per la vinificazione. Quello superiore, il solarium, è invece secco e caldo, adatto alla conservazione del grano. Il ricetto ha una struttura interna molto regolare e attraversato da 5 rue, termine che deriva dal francese, che indica le strade principali, abbastanza larghe da essere percorse con i carri. Un asse viario divide perpendicolarmente il borgo, formando 10 isolati. Ogni isolato è tagliato a sua volta da un vicolo chiamato Riana, o Rintana, o Quintana, delle intercapedini molto strette, circa 60-70 cm, costruite per consentire il ricircolo dell'aria e lo scorrimento. Le Riane erano utili per la prevenzione degli incendi, e proprio qui, in passato, si affacciavano anche le latrine. Il Palazzo del Principe è una costruzione eccezionale per due motivi. È l'unica cellula all'interno del ricetto alta ben 4 piani ed è anche l'unica ad avere un uso abitativo. La sua origine risale al 4 febbraio 1489, quando Carlo di Savoia concede a Sebastiano Ferrero di costruire un Domum Porterem Simerum Castrum all'interno del ricetto. Sebastiano Ferrero era un personaggio molto influente nell'epoca. Fu anche consigliere di Stato e tesoriere generale del Ducato di Savoia e successivamente di quello di Milano. Appena acquisito Candelo, Sebastiano Ferrero cerca di affermare la propria autorità di feudatario e non solo fa abbattere alcune cellule all'interno del ricetto per costruire questo suo nuovo palazzo, ma si arroga il diritto di nominare i magistrati locali, pretende maggiori tasse e, soprattutto, reclama la proprietà esclusiva dell'intero ricetto. La comunità che ha voluto e poi costruito il borgo si oppone con forza e scaturisce una lite che si risolve solo grazie all'intervento della corte savana. Il 14 gennaio 1499 due giudici rigettano quasi tutte le richieste di Sebastiano, ribadendo in modo chiaro che il ricetto è proprietà collettiva dei candelesi. Segue un periodo complicato per il ricetto. Dopo Sebastiano, il potere passa nelle mani del nipote Filiberto e dà inizio alla dinastia dei Ferrero Fieschi, che attua una spregiudicata politica di alleanze e trascina Candelo nelle guerre d'Italia. Nel corso di questi anni il ricetto viene occupato a più riprese da francesi e spagnoli, ma ogni volta i candelesi hanno provveduto a riparare il simbolo